Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con i dati del Covid. Oggi i positivi sono 595. Io tutti i giorni controllo la situazione dei positivi al Covid e devo dire che in queste giornate è cominciata una lenta discesa. Incrociamo le dita e stiamo comunque attenti. Se devo fare una media dell'età delle persone positive viene difficile. Vi posso dire che tutte le fasce di età sono coperte da persone positive al Covid, dal più giovane che ha qualche mese alla persona più anziana che ha 89 anni. Oggi è una giornata molto importante per un membro della nostra comunità. Il signor Rino Benedusi compie 100 anni. E io, a nome dell'amministrazione comunale e di tutto il paese, ho portato gli auguri di un buon compleanno. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ha istituito un concorso per la creazione del nuovo logo del Pedibus. Nei prossimi giorni verrà inviato alle classi una comunicazione per iniziare appunto a creare questo nuovo logo. Ai primi tre loghi classificati verrà consegnato un buono in modalità premio da poter utilizzare per materiale didattico in libreria o in cartolibreria. Il primo logo che vincerà diventerà quello ufficiale del Pedibus. Sabato 15 gennaio, presso lo Spazio Optium, alle ore 17, l'inaugurazione della mostra Mare d'Inverno. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Non ho altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana e al prossimo video.